Dal primo giorno che sono arrivato, questa partita mi è stata raccontata un po' da tutta la gente, anche quando cammino per Reggio, quindi credo che si prepari da sola e sappiamo quanto sia importante, quindi daremo più del 100%. Ci arrivate con la rabbia giusta, figlia di questo pareggio? Speravamo di arrivarci con una vittoria, però ci arriviamo ancora più incazzati perché, ripeto cosa ho detto prima, è una partita difficilissima da raccontare perché pareggiare, addirittura c'è stata abbiamo rischiato anche di perderla, cioè, quindi veramente mi viene da sorridere perché il calcio purtroppo è questo. Una spiegazione non c'è. No, bisogna sempre, abbiamo un attimo, se magari si è staccato un attimo la spina in un episodio preso espulsione, gol, rigore e dopo un attimo siamo andati un attimo in bambola, se riuscivamo magari a portare il primo tempo a casa sul 2-1 senza prendere un altro gol, magari si poteva portare a casa. Venendo alla tua prestazione, quinto gol stagionale, se non sbaglio, quindi insomma come puoi arrivare anche secondo te ce la fai? Ma quello sinceramente non ci penso, preferivo che la squadra vincesse piuttosto che fare gol e pareggiare questa partita. Non sono le classiche cose, ma veramente lo penso perché noi dobbiamo arrivare lassù e questi sono punti che pesano. È già capitato che abbiamo buttato via dei punti e purtroppo c'è grande rammarico. Sì, sono contento, spero che però i miei gol servano per far vincere le partite a questa squadra. Continuate a buttare via punti contro squadre sulla carta più deboli rispetto a voi. Guarda, in questo campionato non c'è nulla di scontato, però noi contro tutte quante abbiamo dimostrato che eravamo nettamente superiori. Poi ci sono tanti fattori che a volte girano, a volte non girano. A noi tutte le volte che abbiamo giocato contro queste qua non sono mai girati, perché sul 2-0 se non prendiamo un'espulsione la partita voglia, si poteva giocare 1000 minuti, ma non ci avrebbero mai fatto gol. Mi siete un po' in credito. Sì, siamo in credito, ma io sono dell'idea che la fortuna te la devi andare a cercare, non la puoi sempre aspettare, quindi devi sempre essere sul pezzo. Questa partita ci ha insegnato ancora una volta che non si può staccare neanche un secondo la spina. Aggiornamento di obiettivo stagionale? Guarda, non ci abbiamo aggiornamenti, io sono qua come tutti quanti, vogliamo vincere, però noi bisogna pensare partita per partita perché io credo veramente che questa squadra possa arrivare in alto. Non so dove, ma può arrivare in alto perché siamo dei grandi uomini, ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio e sappiamo quello che c'è da fare domenica. E siamo incazzati, ma siamo consapevoli che siamo forti e siamo veramente carichi. Se non ci sono domande.